I saw your picture at the booth and there's a uniform. Ciao a tutte aliens, questo qua è un video review. Volevo fare anche un video haul delle robe che avevo comprato al mercato, ma solamente per farvi capire che si possono trovare cose veramente carine e speciali anche a basso prezzo, come anche da Pinky, da H&M, insomma. Sì, ho ancora il raffreddore, però insomma vabbè, mi sembrava un po' inutile, quindi faccio solamente la review. E sono vari prodotti provenzali, S lunga e Essence. Sono veramente poche cose. Insomma, è la roba che c'è dietro alle mie spalle, è incasinata. Vi devo chiedere scusa per la voce nasale, se ogni 3x2 mi asciugherò il naso, ma ho un raffreddore del mal di gola. Sono raffreddato, mal di gola è andato un po' via. Comunque iniziamo, dai. Iniziamo, perfetto. Essence Erbolario, Esselunga, c'è ancora Esselunga che è un prodottino solo. Avevo visto un video sui capelli di una ragazza, non mi ricordo che nome abbia. Fiatone, con naso chiuso, fiatone. Vabbè, non mi ricordo, comunque faceva vedere questo shampoo qua, per i capelli grassi, no? Ma che voce c'ho? Vabbè, adesso mi sto fissando su delle cose, ok. E io ho i capelli un pochino grassi perché me li lavo ogni 2 giorni, cioè tipo me li lavo tipo lunedì, me li lavo mercoledì, no, me li lavo domenica sera, me li lavo martedì sera, ecco, così sì, vabbè, se senti che cosa, solo che cambiano i giorni, vabbè, comunque, e da quando ho usato questo va un po' meglio, voi sentirete proprio quando andrete a lavarli, proprio che li pulisse, ed è, passiamo un po' le luci. Facevo prima a spegnere, tipo che si vedrebbe bene anche così, ma mi piace che sia tutto bella pulita l'immagine. Comunque è questa qua, vabbè, per questo momento intanto vi faccio vedere i prodotti, meglio se faccio così. L'Esselunga, dove l'ho preso io? L'Esselunga, non mi ricordo quale, a base di ingredienti di origine naturale. Allora, io non guardo gli inci, lo sapete, perché non mi interessa più di tanto, lo so, mi dovrebbe interessare, ma non mi interessa, non so perché. Tutta rossa, usate dei limoni per i capelli grassi, appunto. Non so se sono fatti proprio naturalmente, però insomma funziona per quello che serve, per quello che fa, mi piace veramente tanto. Ok, poi Provenzali, ho preso 2 cosine acqua e sapone, questa crema qua dei Provenzali a karité per le mani, e questa qua ci sono due, la nuova formula e l'antica formula. Io ho provato l'antica formula, boh, mi ispirava, cambia il colore delle manine, vi ricordate anche da questo. Nutriente protettiva con olio di jojoba e glicerina, vabbè, prodotto vegetale dermatologicamente testato. Allora all'inizio, poi ci saranno i modi d'uso qua dietro, no? Se sono guardando gli inci, ma dei Provenzali insomma mi fido. Bisogna metterne veramente poca, proprio poca, perché eccola, mi sono scordata. Allora, è una settimanina che non la uso. Prima di usarla è meglio se la scossate. Aggiura Sara, aggiura. Non avendola scossata, l'olio si è andato a dividere dalla crema. Figura di merda. Non riesco a guardare perché non riesco, non per guardarvi di fronte, no? Penso che debba guardare qua in mezzo, tra l'obiettivo e l'immaginina, lo schermo. Quindi, cioè, sto provando, ma non so se riesco. Ok, proviamo adesso. Ecco qua, yes. Bisogna metterne veramente poca, anzi, questa qua è anche tanta, perché dopo... tolgo un po', ok. Dopo vi sembrerà poco, voi dite no, non mi sa troppo poco, non sente che non si spalma bene. Appena andate avanti un po' ancora a massaggiare, vi si spalmerà su tutte le mani. Io di solito non le metto prima di uscire, è ovvio, perché magari mi si è unta, no? Poi mi scappa il volante del macchinino oppure ungo qualcosa. Vi consiglio di metterla, fate conto, prima di truccarsi, che insomma siete qua, potete fare quel che volete, oppure non lo so,
Io di solito la metto appena mi sveglio, che prima di alzarmi ci vuole un po', tutta rintronata, intanto me la metto, me l'asciugo, ci vorranno 2 o 3 minuti prima che si asciughi, oppure, boh, cioè io faccio così di solito. E vi lascio veramente le mani morbide, è grumosissima, mi piace veramente tanto. Naso. Comunque questo deve essere lunga. Ve lo farò vedere nella hair care, nel video hair care che devo registrare oggi per la 15ª volta. Solo che mi viene sempre troppo lungo. Poi ho preso questo provenzale, l'olio di jojoba puro al 100%. È questa boccettina qua da 100 ml. E vabbè, sempre ci sono le marchette WWF, eccetera. Lift in bocca e contorno occhi. Allora, qua ti dicono insomma come usare per trattamento rughe, trattamento labbra, trattamento mani e poi modi d'uso. Insomma, io di solito, vabbè, se volete ve lo farò vedere poi nella skincare, che devo fare tutti i 6 video della care. Beh, comunque, prendo tipo i dischetti di cotone, ce ne verso un po', il boccettino è fatto così, e poi me lo passo intorno qua agli occhi, qua alla bocca, sul labbra, e poi me le passo sempre con il pezzo di cotone sulle mani. E quando ho un po' di olio sulle mani, ma stanno già per andare via, me lo sfalpo, faccio un primo massaggio prima di andare a letto anche qua sul naso e tutto perché ha effetto idratante. E quindi dopo sto un po' con la. Faccio così. Sì, Sara. Ok, quindi questi due sono i prodottini provenzali. Essence. Partiamo dagli Stay All Day, io ne ho due, quelli che sono riuscita a trovare, ma ho visto che ce ne sono di altre colorazioni, mi sbaglio. Comunque, dai numeri mi sa di sì. Quindi, spero di trovarli ogni volta che vado dalla Essence, dalla Coin più che altro. Non c'è mai niente nel dispositore Catrice, nemmeno nello dispositore Essence, mi incazzo sempre come una bestia, ok, va bene. Poi se ci sono le robe, sono rossetti mozzati, cioè delle robe assurde, vabbè. Ci sono questi della Stay All Day della Essence. Io ho lo 04 Stars and Story che ci ho fatto anche un tutorial e che ho su anche adesso. Questo qua. E poi ho quest'altro che cambia un po' la colorazione qua ed è il Glammy Goes To, lo 02. E questo qua invece è lo 04 quello argentato. Ok? E niente. Appena li andate a provare, vi sembrerà che non colorino. Dovete togliere la patina che c'è sopra, tipo, e poi vedete che colorano. Sono veramente molto pigmentati. Sono a lunga durata, proprio Stay All Day, proprio. E questo è uno. Questo è il Glammy Goes To, che è un bellissimo colore champagne che io di solito uso la mattina. È più o meno lo stesso colore dello 07. Magari voi ce l'avete. Eccolo qua, dov'è? Dello 07 il Long Lasting Stick di Kiko. Fammi vedere. Sì, più o meno lo stesso colore. I Long Lasting Stick sono un po' più leggeri. Ecco, il Long Lasting Stick è lo Stay All Day. E sono veramente molto pigmentati. Questo qua, anche questo, sono morbidi, facili da sfumare. Vedete, ne mettete poco e colorate quasi tutta una mano. Stupendi. Poi, non vi vanno le pieghette, io ho provato a usare una volta senza base sotto e solo questo, mi è andato un po' nelle pieghette, ma se voi usate, e questo qua ve ne parlo, l'I Love Stage, sempre di Essence, vi funziona benissimo. Questo qua è un primer con questo applicatorino qua e la cosa che non mi piace di questo primer, la durata funziona. Mi piace come durata, non posso dire niente su questo. Ma l'unica cosa che non mi piace, e vabbè, preferisco quello di Kiko che è fatto così con l'erogatore così, è che uno, questo qua, con questo tipo qua, se il prodotto ti va a finire qua, lo puoi benissimo schiacciare e non ne perdi niente di prodotto. Con questo qua purtroppo, quando sarà un po' finito, le parti che sono rimaste ai lati, qua sopra, qua sotto, che non ci arrivi con il cosino, purtroppo è tutto prodotto che perdi. Poi,
Quando fai così, te ne esce una quantità immonda e veramente per questa base, vedete quanto ce n'è, ne basta veramente poco e altro prodotto che perdi. Insomma, vabbè, piccole cose mie, però in sostanza quel che deve fare fa. Poi, una cosa che mi ha fatto incazzare sono questi qua, e mi hanno detto che anche con le ragazze succede anche con quelli oro, tipo questo qua è lo 03 Starlight Sparkling Effect, della Essence sempre parliamo. Purtroppo, questo qua, quando l'ho comprato, non era questo colore. Qua è un semplice grigio, il glitterato, che ce l'avevo benissimo anche a casa mia. Soprattutto la Metallic Stone di Kiko. E scriveva anche meglio. Ok, è questo qua. La Metallic Stone ho lo stesso colore. Questo qua. Ed è più scrivente. Forse un po' più scuro, sì, leggermente, ma tra i due preferisco questo. Vedete, molto più scrivente. Questo qua, quando io lo sono andata a comprare, sopra aveva una patina tutta glitterata. Sembrava proprio fosse un ombretto con i glitter. Prima volta che sono andata ad usarlo, passato il pennello sopra, tutti i glitter sono andati a puttane. Sono andati proprio tutti via, capite? Cioè, non c'era più nessuno. E quindi ti ho messo quella patina di glitter, tanto per invogliarti a prenderlo, poi un semplice grigio. Ma questa cosa non mi è piaciuta molto, anzi mi ha fatto un po' incazzare, perché è come prenderti per il culo, insomma, non so se rendo. E non è piaciuta per niente. Ci sono rimasta male, va bene? Ci sono rimasta male, non mi è piaciuta per niente. Nanna. Poi, questi qua. L'eyebrow set, styling set. Non l'ho ancora provato perché ho questo qua di Catrice, che mi si è rotto. Yeah. Però ancora questo qua da finire. Questa parte la usa mia mamma. E questa parte la uso io. Ok, però questo qua ha in più e può servire molto per quello che faccio io, truccare le persone, eccetera, anche perché se ti tira giù, a parte che c'è questo qua molto funzional e il pennellino che al contrario del set Catrice non l'hanno ciulato la gente perché c'era il pennellino e le pinzette, però il prodotto è meno, vedete, le cialdine sono un pochetto più piccoline, mi pare, no? Abbastanza. Ci sono questi tre cosi che ho visto un video di Clio, li fa vedere anche come farli, insomma, però ci sono questi tre sagome di sopracciglia, sono quasi tutte ad Ale di Gabbiano, sì, più o meno, insomma, ci sono di diverse misure e sono molto utili. Vedete, faccio vedere così, magari andiamo a vedere sul nero, vedete la forma. Eccole qua. Io ho trovato anche la mia e quindi più o meno mi va benissimo. Ultima cosa di cui vi parlo è l'Exame di Essence che devo andare a ricomprare. Sto morendo. Ok, che adesso mi si sta un po' seccando. C'era anche su oggi, però ci ho messo anche il top coat di Kiko, vabbè. Ed è questo qua. Quello che mi ha inviato Nadia, un bacione, ha smesso di fare video Nadia, perché magari me lo chiedete, è questo qua, e ha durato 6 mesi, 12 ml, vabbè, ha lo scovolino enorme, come il mio occhio, e vabbè, si tira sulle ciglia enormemente, se il Colossal è niente, che mi trovavo bene con il Colossal. L'unica cosa, l'unica pecca è che siccome ha lo scovolino è veramente enorme, si fa fatica a non sporcarsi qua sulla palpebra, ma comunque andate a correggere, niente di che. Quando andate qua sotto state attente a non andare a sbattere qua sotto, comunque veramente è fantastico. Mi piace tanto, si sta un po' seccando, non neanche tanto. Però insomma devo andare a prendere un altro, anche se vorrei provare il Jant o Jant, non so. Di Catrice, ma l'altra volta non c'era come al solito, vabbè. E comunque mi piace tantissimo, ve lo consiglio a tutte. Io ho le ciglia molto corte, adesso se saranno la metà di queste qua. E comunque le ciglia molto corte, questa qua me le allunga tantissimo. C'è slash. E niente, spero di essere stata utile. Sì, è una cosa fatta un po' veloce, ma sono malata, capitemi. E niente, vi mando un grosso bacione. Ciao.